Ciao a tutti. Vediamo se riesco a trovare la distanza giusta. Come al solito mi faccio i film da sola e non sono proprio una professionista, così chiaro. Allora, sono qui per raccontarti i risultati del sondaggio che ho fatto. Forse l'avrai ricevuta anche tu, la richiesta di sondaggio circa un mese e mezzo fa, riguardo ai problemi che appunto le persone incontrano nel golf, no? Quali sono i maggiori problemi per le persone che gli impediscono di giocare bene, quali sono i maggiori killer quindi dello swing. E mi hanno risposto veramente in tanti e ho riassunto, diciamo, tutte le risposte in 7 punti principali, no? Le cose che impediscono alle persone di giocare bene. Dopodiché ho fatto un'altra cosa bella, ho intervistato dei professionisti. Qui, allora, scusate, ogni tanto vi vedete fare dei gesti inconsulti con le mani, ho ammazzata una, ma sto ammazzando le zanzare che ce ne sono veramente tante. Ok, cerchiamo un attimo di ricomporci dovunque. Stavo dicendo che ho chiesto delle biografie ai professionisti, a diversi professionisti d'Italia, tra cui alcuni giocatori del tour e altri maestri di golf, comunque professionisti, quindi facendogli domande specifiche su le qualità che hanno, le motivazioni che hanno avuto per arrivare a un livello di golf così importante, così bello da giocare appunto il par del campo, no? Quindi da diventare professionisti. E ci danno, ho visto veramente già dalle loro risposte che ho avuto fino ad oggi che ci sono delle strategie importanti che anche noi di terza categoria o di seconda o comunque noi amatori possiamo acquisire per migliorare il nostro gioco notevolmente. E adesso passo all'elenco di questi 7 principali killer dello swing. Killer numero 1, perdita di concentrazione. Tante persone lamentano che ce la fanno a giocare bene per un po', poi dopo la concentrazione li va via e cominciano a sbagliare, comincia a prendergli la paura, comincia a prendergli, che so, la stanchezza. Questo succede spesso in gara, magari sotto il sole. Appunto la stanchezza, la spossatezza, eccetera, e quindi uno poi gioca peggio, no? Le seconde nove. Qualcuno dice che perde la concentrazione anche perché magari deve marcare un compagno di gioco poco onesto, quindi tutto concentrato su di lui, non riesce poi a star concentrato sul suo gioco. Killer numero 2, la discontinuità. Qui è ovvio. Cioè, a volte sono discontinui perfino i professionisti del tour che vediamo in televisione, no? Figuriamoci se non lo siamo noi. Noi proprio completamente, un giorno giochiamo bene, la stella alle stalle è un attimo. Quindi la non ripetitività dei colpi, la discontinuità, ma discontinuità anche non soltanto un giorno gioco bene, un giorno gioco male, ma proprio un colpo lo faccio bene, uno male, insomma. Killer numero 3, strategia sbagliata. Questo è interessante. Cosa succede? Che delle volte giochiamo con un po' di sfiducia, no? E quindi magari ci mettiamo il ferro in più per arrivare in green. E oppure magari abbiamo timore, no? Vogliamo star sicuri, ecco, in sicurezza, sono a 100 metri, c'ho un lago davanti, sì, ce la posso fare, però sto più sicuro, faccio un piccettino lì davanti al lago. Cioè, quando si gioca alla meno, no? Delle volte siamo penalizzati, ecco. Non sempre la strategia che scegliamo è quella giusta per noi. Poi l'altro killer, un killer molto, molto, molto importante, è il tempo. Questo lo lamentano in tantissime persone. Tantissime, non ci credo. Questa era agguerrita, sta zanzara. Quindi, mancanza di tempo è normale, la gente lavora, la gente ha da fare, ha famiglia e il golf vuole tantissimo tempo. Killer numero 5 è la tecnica. La tecnica varia da persona a persona. C'è chi lamenta la non lunghezza dei colpi, cioè dice ho un colpo corto, quindi mi ci vuole un sacco di colpi per arrivare in green, ecco perché gioco male. Qualcuno lamenta il fatto che patta troppo, fa troppi pat. Che non riesce a fare neanche 2 patte a buca, ne fa 3, a volte 4. Qualcuno ha la rigidità sul bastone, qualcuno che non sa fare mezzo colpo, qualcuno che non riesce a finire il colpo, insomma, quella, la tecnica. Ci sono alcune cose che alle persone danno più fastidio e quindi impediscono
impediscono di giocare bene. Ah, questa è fatta secca proprio. Ok, killer numero 6, l'atteggiamento mentale. Questo è anche questo, ne ho parlato diffusamente nel mio ebook, nei post del mio blog. E sono le convinzioni che uno ha, no? Il suo vissuto, la sua autostima, la sua fiducia. Certo che se tu pensi che non ce la fai a superare un lago di 80 metri, pensi che la metterai, che la palla ti andrà in acqua, ti ci va 9 volte su 10. Quindi le convinzioni poi sono la nostra realtà, no? Quello che pensiamo si traduce quasi sempre in realtà. Numero 7, killer numero 7, la motivazione. C'è gente che comincia a essere demotivata. All'inizio la motivazione è favolosa quando cominci a giocare. Perché? Perché vedi il progresso, vedi il miglioramento che è immediato. Vedi il progresso, ti senti forte, ti senti bravo. E poi arrivi a un punto però negli anni, ma anche a volte in breve tempo, che il grafico, no, fa così, arrivi a un punto eccezionale e dopo c'è il picco all'ingiù. Dici, ma com'è possibile che ho giocato bene per così tanto tempo che adesso... Quindi la gente poi è normale che si demotivi. C'è un lettore del mio blog, favoloso, una persona stupenda, che tanto che mi segue, che ha detto che lui aveva la febbre a 42 quando ha cominciato. C'è una febbre così alta. E adesso dice, c'è la febbre a 36, vedo le cose con molta più calma, con molta più... Ora, questa febbre io ce l'ho sempre avuta piuttosto altina. Nonostante siano 12 anni che gioco, devo dire che... ce l'ho la febbre anche adesso un po' meno, però adesso ho una febbre diversa, adesso io ho la febbre di provare strategie nuove per vedere se riesco a giocare il mio handicap, perché poi i maestri sono tutti concordi nell'affermare che senza allenamento non si va da nessuna parte, questo su quelli che ho intervistato tutti lo dicono. Bene, io sono tutta volta invece a dimostrare che si può anche giocare in campo e farcela lo stesso, quantomeno a giocare proprio handicap. È chiaro che non puoi fare progressi incredibili, ma se io ce la faccio sempre a giocare il mio handicap giocando solo in campo, cavolo, è una scoperta favolosa, quindi questo mi dà una bella carica. Comunque non sono qui per parlare di questo, sono qui per dire che una volta elencati questi killer provo a raccontarti due piccole strategie che ci suggerisce uno dei professionisti che ho intervistato per migliorare lo swing. La prima è quella di conoscere bene il proprio swing. Cosa significa? Significa sapere bene come ci si muove, qual è la nostra strategia di gioco, cosa si fa quando si va sulla palla, che cosa si pensa, qual è il nostro modo di porci davanti allo swing, qual è il nostro modo di farlo. Quindi quando è che colpiamo bene la palla e quando la colpiamo male. Conoscere profondamente il proprio swing, come ci si muove, quali sono i nostri limiti, quali sono le nostre possibilità. E perché questo? Perché se tu ti conosci vai sul sicuro, acquisisci sicurezza e quindi dicete, è chiaro, conoscere il proprio swing cosa vuol dire? Vuol dire allenarsi tanto, vuol dire metterci del tempo, quindi non è una strategia che puoi imparare immediatamente, non è una cosa che puoi far subito. Sì, però puoi anche farlo in casa, cioè già anche in casa, se hai del tempo per allenarti, per capire proprio come ti muovi sulla palla, no? Sulla dress, come... Quindi conoscere se stessi nel profondo e conoscere il proprio swing, secondo me van di pari passo. Questo lo dice un professionista che l'ha messa proprio come step principale tra le sue qualità principali, cioè il fatto che lui si conosce in profondità, sa benissimo com'è il suo swing, quali sono i suoi limiti, quali sono le sue possibilità e come si muove sulla palla. Seconda strategia, seconda cosa che ci ha raccontato questo professionista, una zanzara che mi sta insidiando, eccola, morta. La seconda cosa che ci dice questo professionista è che quando andiamo in gara bisogna farlo senza aspettative. Cioè se tu hai le aspettative alte, pensi di fare una gara fenomenale, è difficile che queste aspettative siano poi realizzate, che si realizzino. Quando vai perché dici, voglio dimostrare che ce la faccio oggi, voglio vincere la gara perché io sono bravissimo, perché fino a ieri ho giocato benissimo, voglio vincere questa gara,
ci vai proprio convinto e con un'aspettativa altissima. Guarda, è difficilissimo davvero che si realizzi. Ti dico una cosa, questa è un'esperienza personale che ti racconto volentieri. Tu sai che ho scritto I 10 passi per imbucare golf nella vita, che è un ebook, no? È uscito l'anno scorso e poi l'ho fatto l'edizione 2011 quest'anno. Ebbene, l'anno scorso, quando io l'ho scritto e l'ho lanciato, io andavo a fare le gare, cioè convinta di mettere in pratica quello che dicevo sull'ebook e quindi con pienissima di aspettative. Dico, ora vado a fare le gare e faccio 40, mi abbasso. Non ho fatto una gara decente, ci andavo piena di aspettative. È proprio così. Adesso no, il mio atteggiamento mentale è cambiato. Vado proprio in gara con l'intento di divertirmi, di parlare con le persone, di fare una bella passeggiata, di impegnarmi, certo, di fare ogni colpo al meglio, sì, ma senza aspettative. Quindi questo ce l'ha insegnato questo professionista, proprio lui ha detto che addirittura nel tour ha provato anche a fare il tour e all'inizio ci andavano forti aspettative e non ha fatto niente. Cioè, poi una volta che sono andata senza allenamento, subito dopo una vacanza, così tranquillo come va, ha fatto un risultato eccezionale. Quindi veramente a volte arriva quando meno te l'aspetti, no? Il risultato, quando sei più tranquillo, più rilassato, più giocoso proprio, perché il golf andrebbe preso come un divertimento, proprio una gioia, anziché come voglia di dimostrare qualcosa a se stessi e agli altri. Ascoltami, l'ebook dei professionisti, della biografia dei professionisti uscirà a breve, ad agosto. Non te lo perderai? Perché ci sono veramente degli spunti forti, forti di come migliorare anche all'interno di noi stessi, no? Perché l'ho intitolato Imparare dall'eccellenza. Voglio estrarre da queste eccellenze delle qualità che possiamo acquisire anche noi amatori. Ok? Quindi fine agosto, mi raccomando. Poi dai la tua testimonianza, se ti è piaciuto o no, di questo bellissimo libro che uscirà, ok? T'aspetto allora. Ciao ciao!